Buongiorno a tutti. Ci immaginiamo una comunità sicuramente mista, è quello che eh, ci poniamo come obiettivi eh, quotidianamente attraverso, attraverso le nostre attività. Allora, Primor nasce come, come associazione di promozione sociale che organizza delle attività eh, sportive eh, che sono finalizzate proprio a creare... Uh, socialità, aggregazione, integrazione in giro per la città. Poi nel 2013 uh, vince una, un bando pubblico per la gestione di, una, di uno spazio uh, sportivo uh, centralissimo, il più centrale di Milano insieme all'Arena Civica, uh, che è appunto il centro sportivo uh, di Playmore Moscova. Tutte le attività che prima svolgeva in giro per la città le trasferisce all'interno di questo centro sportivo, ma soprattutto trasferisce lì un po' i suoi, i suoi obiettivi, che appunto sono quelli di fare integrazione attraverso lo sport. Eh, lo sport per Playmore nasce come, come strumento, quindi, eh, e poi si trasforma anche come, eh, come obiettivo, diciamo, eh, nel senso che... Poi, eh, oltre a promuovere l'integrazione attraverso lo sport, eh, con la gestione del centro sportivo iniziamo a promuovere anche proprio lo sport, quindi l'attività la, eh, sportiva. Eh, All'interno del centro sportivo, come in tutti i centri, si gestiscono eh, diciamo, diverse attività, come ad esempio l'affitto dei campi, eh, i corsi sportivi e così via. Uh, ma sin dall'inizio si mantiene un'anima un sociale che è uh, appunto espressa dai progetti sociali uh, che io in questo momento rappresento. I progetti sociali in sostanza sono finalizzati a uh, far partecipare delle persone che avrebbero difficoltà per vario motivo a partecipare uh, in questo caso allo sport, ma più in generale. Alla, alla vita diciamo all'interno della nostra società. Eh, quindi persone che magari arrivano da mh, percorsi migratori, eh, persone che hanno vari tipi di disabilità, dall dalla disabilità intellettiva relazionale a quella eh, fisica, sensoriale, motoria eccetera, eh, a persone che magari hanno a famiglie, ragazzi e bambini che appartengono a famiglie a basso reddito e che quindi avrebbero difficoltà ad avere accesso, a, accesso allo sport. Uh, I nostri progetti, progetti sociali sono proprio uh, rivolti prevalentemente a queste persone, uh, ma più in generale a tutta, a tutta la società. Uh, noi abbiamo dei progetti che uh, pre presuppongono che tutte le attività che, che si che, che si svolgono all'interno dei progetti stessi siano eh, miste che quindi prevedano la partecipazione di persone eh, provenienti da diversi contesti eh, con diverse abilità e disabilità eh, provenienti da diversi paesi e, e quindi insomma sostanzialmente appunto eh, attraverso lo sport nel, nel nostro piccolo Um, replichiamo quella che vorremmo uh, che, che sia la nostra società, cioè una società assolutamente mista. La caratteristica, uh, mh, bella, io adesso vorrei farvi vedere delle immagini uh, perché secondo me sono ben rappresentative di quello che, di quello che è il, uh, il, il contesto, diciamo, dove si svolgono le attività, uh, le nostre attività. Questo che vedete è il centro. E spero che lo vediate, è il, centro, è il centro sportivo che è un centro meraviglioso eh, proprio nel cuore di Milano. Eh, tutte le persone che vedete, appunto, hanno, questa, hanno la caratteristica di provenire da ambienti diversi, avere abilità diverse, età diverse: eh, ci sono bambini, bambine, ragazzi, ragazze, giovani, adulti, eh, anziani, insomma, c'è un po' di tutto. E eh, questa è la nostra idea di. di eh, di società. L'altra caratteristica che ci contraddistingue e che pensiamo sia fondamentale è che il nostro centro è meraviglioso, ma ha un grosso limite, quello di essere eh, relativamente piccolo, eh, per cui noi abbiamo la possibilità di coinvolgere un determinato numero di persone, i progetti che facciamo li costruiamo secondo un format. Uh, che poi mettiamo a disposizione di altre organizzazioni, di altre, di altre città, diciamo, uh, e che quindi uh, possono adottare appunto il format e replicare quello che noi pensiamo avere una, un, valore, un valore sociale uh, grande. Um, e lo facciamo in modo totalmente, um, tra virgolette, gratuito, una sorta di franchising sociale.